fa l'Inter che si riversa nella metà campo. Vanno sul destro, carica un buon destro, sì. Controfinta, si accentra, ancora un'altra finta, ancora in mezzo al pallone. Ventitresima giornata del campionato di Serie A, 3 febbraio 2011, allo stadio San Nicola, Bari-Inter. Inter che scende in campo con Giulio Cesare in porta, in difesa con Maicon, Ranocchia, Materazzi e Chivu, tre centrocampisti, scelta particolare, scelta anche azzardata da parte di Leonardo, i tre centrocampisti, Zanetti, Thiago Motta e il nuovo Karja e le tre punte, tutte e tre in campo contemporaneamente dal primo minuto, Milito, Pazzini e Letò. Risponde il Bari con Gilet in porta, difesa 4 con Parisi, Rossi, Glick e Masiello, centrocampo con Gazzi, Almiron, Donati, Bentivoglio in appoggio alle due punte, Okaka e Rudolf. Primo possesso di palla è per il Bari e la prima occasione per il Bari anche con Almiron, bellissimo calcio di punizione dalla distanza e Giulio Cesar con la mano di richiamo, la mano sinistra, riesce a mettere in calcio d'angolo. L'Inter però si sveglia, l'Inter va in avanti con Maicon, spesso vedremo Maicon in questa prima frazione di gioco creare dei problemi alla difesa barese, in questo caso il tiro di sinistro para Gilet a terra. Ma ancora una volta l'Inter, ancora una volta Maicon che scambiando, una volta scambiato con Zanetti e Milito, sta per entrare in area di rigore, entra e con l'esterno destro cerca di piazzare la palla all'angolino basso. Il tiro invece termina di qualche metro a lato. Calcio d'angolo, Ranocchia di testa, para Gilet. Parecchia confusione all'interno dell'area di rigore, Materazzi lamenta anche una trattenuta. Ranocchia comunque più in alto di tutti. Prova a colpire, nulla di fatto. Inizia il secondo tempo, non ci sono cambi in avvio, un traversone da parte del giocatore barese Masiello e il pallone che termina poi sul destro di Bentivoglio, poi con palla a fondo campo. I baresi però protestano perché adesso andremo a rivedere nel dettaglio. La palla rimbalza sul piede di Maicon e poi sul braccio del difensore. Il Bari riprova ancora, chiaramente nell'azione precedente non poteva trattarsi di calcio, poteva trattare di calcio di rigore. L'azione invece più incriminata da parte dei giocatori del Bari è questa. Chivu molla praticamente un pugno in faccia al difensore del Bari, il difensore centrale Rossi. Chivu che rimane proprio anche esterrefatto per il tipo di azione, il tipo di condotta che ha portato avanti. Guardate, veramente senza parole, c'è poco da aggiungere, anche l'immagine di Chivu. Chivu che poi si scuserà anche in conferenza stampa. Ci sono i cambi, entra Snyder e qui la partita cambia. Fuori Milito, dentro Snyder, Karja, l'1-2 con Samuel Eto'o, il sinistro, la palla all'angolino, alla sinistra di Gilet. L'Inter che finalmente sblocca il risultato, Inter che si porta in vantaggio con Karja quando siamo arrivati al minuto 25 del secondo tempo. Risponde il Bari con Gazzi, il tiro di sinistra deviato in calcio d'angolo da Giulio Cesar. L'Inter ancora però che si riporta ancora dalle parti di Gilet con Maicon che prova un tiro a giro di destro ben parato dall'estremo difensore barese. Il Bari però ci prova ancora, sullo 0-1, ancora Gazzi, buono il movimento in aria, il tiro e ancora una volta Giulio Cesar che non si fa ingannare dal brutto terreno di gioco, il brutto rimbalzo e fa suo il pallone. E poi il pazzo al 90esimo, ancora una volta riesce a timbrare il secondo gol dell'Inter, doppietta per Pazzini nella prima gara con il Palermo San Siro, gol del 2-0 in questo caso. E poi torna anche al gol Wesley Snyder, torna alla partita, torna al calcio giocato e torna anche al gol. Primo gol in campionato di Wesley Snyder, Inter che timbra così questi tre punti al San Nicola di Bari, inquadrato Chivu, protagonista purtroppo del fattaccio. Inter che sale a 41 punti dopo il 3-0 rifilato al Bari. L'Inter che si riversa nella metà campo. Vanno sul destro, carica un buon destro, controfinta, si accentra, ancora un'altra finta, ancora in mezzo al pallone.